In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti, è fuori di sé. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, sabato 21 di gennaio 2023. Siamo alla grande festa della grandissima Santa Agnese, una figura veramente enorme della nostra Chiesa Cattolica, quindi lascio a voi tutte le considerazioni del caso sulla giornata di oggi e su quella che è la riflessione di questa santità e di questo martirio e di tutto questo aver passato ed essere ancora oggi un punto di riferimento, la grandissima festa di Sant'Agnese, e questo ci fa capire ancora che la memoria dei martiri non svanirà mai. Detto questo, affrontando il Vangelo abbiamo anche qui un segno di martirio, il martirio di quelle persone che alla fin fine ci sono anche più vicino, quindi le persone che erano strettamente con lui si dicono è fuori di sé. E questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire che sulla terra i veri rapporti, i rapporti con le persone autentiche, sono realmente pochi o quasi nulli. Quindi la grandezza della nostra forza la traiamo proprio laddove sappiamo coltivare rapporti autentici e non semplici conoscenze. Molte volte noi chiamiamo amici quelli che poi alla fin fine sono delle ottime conoscenze e nulla più. Detto questo, ciò che viene detto è fuori di sé, ci fa capire anche un'altra cosa, che praticamente ci troviamo di fronte a una situazione molto particolare, il fatto di non essere compresi, il fatto anche di trovarci in situazioni in cui molte volte nella nostra stessa professione di fede o nella nostra stessa evangelizzazione non troviamo nessun supporto, anzi non solo non troviamo nessun supporto, ma addirittura quelli che ci dovrebbero supportare ci vengono contro. Famoso fuoco amico. E questo è un po' il dato di fatto, quindi quando noi leggiamo o ascoltiamo la parola del Signore che ci dice sarete odiati da tutti, lì dobbiamo capire che quei tutti sono tutti. Poi è vero, ci sarà qualcuno che invece ci è vicino, ci dà un sostegno, ci può essere da amico quella persona che il Signore in qualche maniera preserva, ma se noi dovessimo guardare anche nelle prove più estenuanti, non so come è successo anche a Giobbe, i suoi amici non è che poi alla fin fine lo abbiano supportato, sua moglie poi addirittura è andata controcorrente in maniera palese, per dire. E noi appunto nell'evangelizzazione ci troviamo di fronte a un bivio, quello dell'essere pronti al martirio, quello dell'essere pronti all'incomprensione, quello dove tutti, a partire che può, dal tuo amico a finire al tuo sacerdote, per passare a colui che magari fa parte della chiesa, che magari tu pensavi fosse una persona che in qualche maniera ti capisse ma non ti capisce, sarai additato da tutti, e additato da tutti in maniera negativa. È lì che poi viene fuori la tua santità, la santità poi viene fuori dalle prove, da quelle prove in cui tu non hai nessun tipo di sostegno. E anzi, a parte quella persona che ti può capire perché è mandata da Dio, perché comunque in ogni caso è stata scelta, perché nessuno poi rimane proprio solo come un cane, di conseguenza noi traiamo la forza proprio lì, quando noi siamo davanti al mondo e il mondo, anche quello che in qualche maniera ci doveva preservare, non ci preserva. Stessa cosa che poi noi abbiamo visto anche in Padre Pio. Padre Pio era attaccato da tutti, cioè anche dalla Chiesa stessa, che li hanno fatti tutti i colori. Detto questo, perché succede? Perché la nostra elezione, ovvero persone che
nella vita gliene arrivano di tutti, rimani senza amici, i tuoi parenti non ti aiutano, le persone che potrebbero aiutarti non ti aiutano, la chiesa invece di capirti ti va contro, qualunque cosa tu faccia va male, eppure questo spirito che tu hai di continuare, sicuramente è uno spirito che viene direttamente dallo Spirito Santo, ti fa capire che la tua vita è destinata a questo tipo di lotta. Quindi anche coloro che tu penserai fossero amici ti tradiranno, perché così è successo per il Cristo e così succederà anche per tutti quelli che in qualche maniera si sentono, tra virgolette, eletti, persone che passano un tipo di croce inaudita, e in quel tipo di croce inaudita ci sta anche, come dicevamo nei giorni scorsi, il fattore dell'eremitaggio, che in quel caso diventa anche l'ascesi. Quindi non abbiamo paura se da tutti veniamo additati come delle persone un po' così. In quell'essere un po' così c'è tutta l'ascesi che noi stiamo sviluppando e che il Signore ci mette alla prova. Possiamo scegliere invece di adeguarci al mondo, non ci adegueremo a Dio, faremo una vita abbastanza decente, però la santità e la salvezza rimangono compromesse, forse. Sia lodato Gesù Cristo. San Menrado nacque da una famiglia di contadini a Salzgau, nei pressi di Wartenburg, in Germania. Entrò nel monastero benedettino di Richenau in Svizzera, dove ricevette l'ordinazione presbiteriale. Divenne poi insegnante vicino al lago di Zurigo. Sognando una vita di solitudine verso l'829, i suoi superiori acconsentirono al passaggio alla vita eremitica e si stabilì dunque in una vicina foresta. Divenne ben presto famoso per la santità e l'austerità che contraddistinguevano la sua vita. Cominciando ad affluire numerosi visitatori, Menrado preferì trasferirsi in un luogo ancora più isolato, nei pressi di Eisendelm, ove rimase per 25 anni sino alla morte. Due briganti, pensando che il santo eremita nascondesse un tesoro, andarono a trovarlo spacciandosi per pellegrini e ricevettero la cortese accoglienza. Non trovando però alcun tesoro, lo bastonarono a morte per poi darsi alla fuga. La leggenda volle che i due ladri vennero inseguiti da altrettanti corvi fino a Zurigo e qui gracchiando avvertirono le autorità. Furono dunque catturati e messi a rogo. Le spoglie mortali di Menrado furono ritrovate e traslate a Richenau per ricevere solenne sepoltura. Nonostante non fosse propriamente morto in odio alla fede, si sviluppò nei suoi confronti un culto quale martire. 40 anni dopo, un sacerdote di nome Benno tornò ad occupare l'eremo che era stato di San Menrado. Convinto poi ad accettare la sede episcopale di Metz, preferì in seguito fare ritorno a Eisendel per dare vita ad un monastero benedettino ancora oggi fiorente. Ecco carissimi, questo è il santo dimenticato di oggi, che sicuramente, come dire, la sua eredità, anche come dice il Fabio Arduino, ancora oggi è fiorente attraverso questo benedettino monastero. Però noi abbiamo davanti a questa piccola biografia un qualche cosa che a mio avviso richiama un momento molto essenziale della vita di Gesù. Penso che chiunque di noi abbia visto il film di Mel Gibson, La Passione, e ha visto nel momento finale Gesù, quando è inchiodato tra i ladri, uno che lo benedice e l'altro invece che lo maledice. Quello che lo maledice viene colpito agli occhi dai corvi. E in questo caso noi troviamo ancora questi corvi nella lettura che in qualche maniera vanno, come dire, a suggellare il fatto che il corvo in qualche modo è quell'elemento di trade union che ci fa capire che Dio è su questo pezzo. Quindi di conseguenza per me è abbastanza facile credere che veramente la storia di questi due briganti sia finita così, cioè loro alla fin fine, come dire, non hanno trovato il prezzo che volevano trovare, ma anche un po' stupidamente, se vogliamo mettere in una certa maniera, perché insomma un eremita, si sa, fa una vita molto molto povera.
quindi di conseguenza anche tutti quelli che sono i beni che gli vengono donati, lui teoricamente non li accetterebbe. Anzi, ha fatto vedere anche che quando si avvicinava a più persone lui se ne andava via. Ecco, questo è per farci capire che anche attraverso non solo la vita ascetica di quest'uomo, ma attraverso anche la morte di quest'uomo, si è palesata la grazia di Dio, che arriva appunto attraverso anche la creazione. Quindi i corvi, come dicono anche i passi biblici, sono un'attribuzione di Dio, sono comunque un momento in cui il Signore si manifesta. Si manifesta in maniera abbastanza palese, perché appunto dagli scritti della Beata Emmerich abbiamo trovato questa visione attraverso il film, no? Quindi di conseguenza abbiamo la capacità di capire che nel regno di Dio la creazione fa parte sostanziale del progetto di Dio. Quindi tutto quanto viene ricapitolato, e se noi vediamo anche certi tratti delle storie che ci vengono raccontate, molte volte noi abbiamo un sussulto come per dire, ma insomma, ma i corvi, e invece no, attraverso anche il film di Mel Gibson capiamo che invece il corvo ha un suo perché, ma anche attraverso la Bibbia stessa, quindi di conseguenza non lasciamoci mai, come dire, far sorgere troppi dubbi, e i corvi in qualche maniera hanno annunziato che queste persone qui, cioè, diventa un racconto abbastanza rocambolesco, però ci sono tutti i presupposti per crederlo.